Le patologie della voce sono in aumento costante. Interessano soprattutto i professionisti della voce, ma i professionisti della voce non sono solo gli artisti, i cantanti, gli attori, gli insegnanti, ma un po' lo siamo tutti noi, perché oggi la voce è uno strumento prezioso un po' per tutte le professioni. E spesso viene maltrattato questo bene prezioso, perché parliamo ad un volume eccessivo, parliamo troppo rapidamente, parliamo in ambienti rumorosi, utilizziamo il telefono cellulare per molte ore al giorno, magari in ambiente rumoroso come può essere quello dell'auto piuttosto che del treno. E viviamo spesso una vita sotto forte stress, e lo stress emotivo ci porta ad usare una voce forzata. Tutte queste condizioni, oltre all'inalazione di sostanze tossiche come il fumo o l'inquinamento atmosferico, portano spesso a degli stati irritativi cronici, ad uno stato di affaticamento muscolare, dapprima solo a delle sensazioni fastidiose di bruciore a livello della faringe e della laringe, ma successivamente possono portare anche alla formazione di patologie organiche, di polipi, noduli, cisti delle corde vocali, per non parlare poi delle patologie tumorali che possono essere la conseguenza del fumo di sigaretta. Tutte queste patologie vengono affrontate dal punto di vista diagnostico e terapeutico presso il nostro ospedale maggiore policlinico di Milano dal gruppo laringologico, foniatrico e logopedico che si occupa dell'approccio diagnostico, riabilitativo ed anche del trattamento fonochirurgico quando sia necessario. Tra breve, nella celebrazione della Giornata Mondiale della Voce, il 16 aprile, parleremo di tutte queste patologie della voce e delle modalità di trattamento e delle stesse. In quest'anno in particolare, siamo alla 7ª edizione, avremo presso il nostro ospedale ben 2 manifestazioni. La prima nella mattinata, aperta ai medici e alle logopediste, la seconda nel pomeriggio, aperta a tutti gli interessati, quindi ai professionisti della voce e a tutti coloro che sono interessati alle problematiche della voce. Parleremo di tutte le novità che riguardano la diagnosi e il trattamento, ma avremo anche degli eventi particolari. Sarà il nostro ospite il famoso foniatra professor Philippe de Jonker, che ci presenterà in alcune letture magistrali la sua esperienza, ma anche alle 14 ci sarà un evento particolare. Tutti noi conosciamo il grande Mozart come grandissimo musicista, ma pochissimi di noi sanno che Mozart ha avuto anche una storia come cantante. Philippe de Jonker alle 14, quindi nella lettura magistrale Mozart di Singer, ci racconterà quelli che sono i segreti di questa storia, appunto, di Mozart come interprete canoro delle sue opere.